50 espositori, 30 tra workshop e convegni, oltre 2.000 imprese partecipanti. Sono i numeri della nuova edizione di Go International. A Palazzo delle Stelline, a Milano, la fiera dedicata ai servizi per l'export organizzata da AICE, l'Associazione Italiana Commercio Estero di Confcommercio, e da Italian Fair Service. Le cose che ci siamo detti, che le aziende tra di loro si sono dette incontrandosi qui, pone le basi per il nostro lavoro futuro. L'export, l'internazionalizzazione delle aziende italiane rimane una delle grandi ruote motrici dell'economia italiana. Noi pesiamo il 32% del PIL nazionale e il PIL, come sappiamo, non lo fanno i governi, ma lo fanno le imprese. Due giorni per confrontarsi e trovare nuove opportunità in un contesto internazionale sempre più complesso. Le esportazioni lombarde però crescono del 10% rispetto allo scorso trimestre in termini di valore, in particolare verso Unione Europea e America settentrionale. Per le imprese far crescere il proprio business nei mercati internazionali è una sfida che si può vincere. I grandi problemi li conosciamo: l'energia, la mobilità delle persone, dei prodotti, dei servizi, il costo delle materie prime. E poi ci sono tutte le risposte da dare. Il compito nostro è quello di raccogliere questo tipo di problematiche e proporle con una soluzione eventualmente alle istituzioni, anche e soprattutto al nuovo governo, cui ovviamente guardiamo con grandi aspettative. Noi abbiamo fatto dei passaggi, questi passaggi ci hanno consentito di tenere duro rispetto alla situazione globale. Evidentemente non l'abbiamo ancora concluso, per cui mettiamo a disposizione strumenti, ma soprattutto cerchiamo di essere protagonisti a livello di accompagnamento anche di nuove imprese sui mercati, nuove imprese lombarde sui mercati internazionali. Fare il sistema tra tutte le realtà, le istituzioni, le imprese, le associazioni, i centri di ricerca, tutti gli stakeholder della città che possono aiutare a semplificare la burocrazia da una parte, la vita da una parte di queste realtà, e dall'altra a rendere Milano sempre più un polo di attrazione nel mondo. Abbiamo organizzato un progetto che è fondamentale, che è quello dell'export tramite i canali digitali. Quindi ICE Agenzia dal 2019 è partita con la negoziazione di accordi con i più grandi retailer mondiali e marketplace per far beneficiare a più di 7.000 aziende di spazi dedicati in vetrine del Made in Italy gratuitamente. Affrontare in modo il più anticipato possibile il momento doganale. Questo consente alle imprese di essere più competitivi sul mercato, proprio perché il passaggio dall'autorità doganale è un passaggio indispensabile per poter parlare di internazionalizzazione. L'anno prossimo saremo obbligati, fortunatamente, per aumentare il numero di espositori che non hanno potuto essere presenti ad oggi, ad andare in fiera a Milano, al centro congressi. Questa è già la prima grande soddisfazione e la strada che dobbiamo continuare a seguire.